E salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo ed esilarante episodio. Oggi vi voglio parlare di che cosa sono gli ETF e se conviene investire all'interno di questo indice azionario. Se questa è la prima volta che guardi un video come questo, io mi chiamo Ciro Muto, mi occupo di formazione personale, finanza e management. All'interno di questo video ti voglio spiegare nel dettaglio che cosa sono gli ETF, come si investe all'interno di un ETF e che cosa devi sapere per non commettere errori. Schiaccia un attimo like su questo video, condividilo all'interno dei tuoi canali social preferiti e facciamo arrivare questa informazione a quante più persone possibili. Se stai guardando questo video oggi è perché sei realmente interessato ad investire all'interno di un paniere di azioni. Gli ETF, come ben saprai, sono degli indici di mercato che ti consentono proprio di investire in tante azioni contemporaneamente. All'interno di questo video ti voglio dare 3 o 4 consigli gratuiti che ti consentiranno sin da subito di iniziare ad investire. Il consiglio numero 1 quando si tratta di investire, la prima cosa è quella di andare ad eliminare i tuoi vecchi debiti. Se oggi hai ancora dei debiti, non puoi pensare di iniziare ad investire, perché il primo passo negli investimenti è l'eliminazione del debito. Una volta eliminati i tuoi debiti, possiamo anche partire sin da subito con l'iniziare ad investire all'interno degli ETF. Io ti consiglio principalmente di investire all'interno di ETF che partono dal mercato americano sino a finire ad altre nazioni che vengono spiegate anche all'interno del mio corso Trading Azionario Americano. Devi sapere che sono l'unico formatore in Italia a tenere un corso live che ti spiega da zero qual è l'unica strategia che ti consente di ottenere sempre un profitto da ogni operazione di trading che metti a mercato. Ci sono le mie operazioni reali, trovi tutte le informazioni all'interno del mio sito ufficiale, trovi degli screenshot, trovi la mia guida agli investimenti e puoi anche richiedere un'introduzione gratuita della mia guida in maniera molto 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 semplice andando all'interno del mio sito istituzionale, schiacciando all'interno del menu guide. Potrai richiedere proprio l'introduzione gratuita della mia guida agli investimenti. Gli ETF sono qualcosa di molto molto potente perché ti consentono di investire in borsa mantenendo l'effetto dell'interesse composto nel tempo. Se non hai mai sentito parlare dell'interesse composto, che dire? Devi sapere che il buon Albert Einstein lo definiva come l'ottava meraviglia del mondo. In pratica, un euro in borsa in 50 anni può diventare un capitale molto molto importante perché l'effetto della borsa è veramente incredibile. Se volevi guardare questo video semplicemente per sapere se conviene investire in ETF, la risposta di Ciro Muto è investi in ETF, perché se investirai in ETF sul lungo periodo ti garantirai quasi sempre un profitto costante. Certo, ci saranno dei mesi dove il mercato sale, ci saranno dei mesi dove il mercato scende, ma se mantieni duro nel tempo ti posso garantire che riuscirai ad ottenere un profitto costante. Ovviamente trovi tante guide di approfondimento anche all'interno del mio sito istituzionale. Sono tutte guide che ho scritto personalmente, sono guide gratuite, ti consentono veramente di fare un mucchio di soldi senza spendere un centesimo. Chiaro, ovvio e scontato che se vuoi una formazione ancora più approfondita, devi acquistare uno dei miei corsi o live o devi cominciare dalla mia guida agli investimenti, perché la guida agli investimenti è il primo passo di tutti i miei clienti. Infatti, la guida agli investimenti si trova anche all'interno del pulsante Inizia qui. Inizia qui è il mio mastery personale. All'interno del mio mastery partiamo con la guida agli investimenti e poi insieme ai miei collaboratori facciamo passo dopo passo tutta la strada che si deve fare per iniziare ad investire in maniera saggia. Quindi con questo video oggi ti volevo rispondere perché in tanti mi avete chiesto se conviene investire in ETF e la risposta è sì, devi investire in ETF, ma prima devi togliere i debiti. E se hai già dei debiti, quello che ti consiglio di fare è di analizzare questi debiti, perché nel tempo il debito cambia. Magari un prestito che hai fatto 10 anni fa oggi ha un tasso di interesse molto più vantaggioso. Non ti nascondo che nella giornata di oggi sono andato a comprare il mio nuovo Apple Watch Serie 6. All'interno del negozio ho avuto l'opportunità di prenderlo praticamente a tasso zero e quindi, come potrai ben capire, ho scelto la rateizzazione soltanto perché il denaro non ha un costo. Quindi, magari hai fatto dei debiti tanti anni fa, quello che ti consiglio è di fare 3 preventivi gratuiti che ti lascio nella descrizione di questo video per andare a capire un attimino se c'è la possibilità di risparmiare qualcosa in termini di interessi sui prestiti che hai già aperto. Quindi, se oggi hai dei debiti, partiamo dalla risoluzione dei vecchi debiti andando ad aprire nuovi debiti per risolvere i vecchi debiti. Sembra un giro di parole, ma purtroppo tante volte è la dura verità. Quindi abbiamo bisogno di distruggere il vecchio debito per creare un nuovo debito, ma ad un tasso di interesse
molto molto più vantaggioso. Quindi qua sotto ti lascio l'indicazione per iniziare a distruggere il problema dei tuoi debiti. Il secondo punto fondamentale è quello di avere un conto completamente dedicato agli investimenti. Quindi se vuoi investire in ETF devi avere un conto dedicato. Sempre nella descrizione di questo video e sempre all'interno di questo canale ho fatto la video recensione, che ti lascio qua nell'angolo in alto a sinistra, il miglior conto corrente per quanto riguarda il mondo degli investimenti. Senza un conto di investimento non puoi pensare di investire in ETF. Quello che ti consiglia Ciro Muto è un conto totalmente gratuito che ti consente di avere una carta in metallo molto molto bella e delle pocket davvero interessanti che ti consentono di iniziare ad investire il tuo denaro veramente in 4 semplici click. Quindi, come vedi all'interno di questo video, i consigli non sono mancati. Chiaramente dobbiamo approfondire anche il tutto all'interno di una consulenza privata. Se vai all'interno del mio sito istituzionale, diversi clienti si affidano a me per le consulenze one to one. All'interno della consulenza one to one andiamo insieme a costruire un pacchetto azionario ed un portafoglio bilanciato che va a perdurare nel tempo. Nello specifico, questo particolare servizio è a disposizione di te che sei interessato ad investire in ETF e che sei interessato a moltiplicare il tuo denaro. Perché per moltiplicare il tuo denaro devi seguire la strada di chi c'è già riuscito. E in questo caso ti posso garantire che i miei risultati sono ottimali. Con questo è tutto, io ti saluto e ti aspetto come al solito nel nostro consueto e solito prossimo video. Ciao! Mi sono dimenticato di dirti una cosa. Ti voglio bene.